Santa Maria della Vittoria, situata in via 20 Settembre, fu edificata per l'ordine dei Carmelitani Scalzi, nel luogo in cui sorgeva prima un'edicola dedicata a San Paolo. Fu realizzata tra il 1608 e il 1620 dall'architetto Carlo Materno. Inizialmente denominata in onore di San Paolo Felice, in occasione della vittoria sui protestanti nella battaglia della Montagna Bianca nella Guerra dei Trent'anni, acquisì il nome attuale, ovvero Santa Maria della Vittoria. Tale battaglia è rappresentata in un affresco sul catino absidale dipinto da Luigi Serra. Si dice che in un momento critico della battaglia intervenne nel combattimento Padre Domenico di Gesù e Maria, che aveva appesa al collo un'immagine rappresentante Maria in adorazione del bambino. Dal ritratto pare uscirono dei raggi di luce che abbagliarono gli avversari, costringendoli alla fuga. Tale immagine fu trasportata nella chiesa l'8 maggio del 1622 e venne distrutta nel 1833 in un incendio, motivo per cui fu successivamente sostituita. La facciata, realizzata nel 1626 su disegno di Giovan Battista Soria a spese del cardinale Scipione Borghese, si sviluppa su due ordini, con un timpano triangolare alla sommità e un timpano arcuato al di sopra del portale di accesso, rifacendosi così al vicino prospetto di Santa Susanna. L'interno è a croce latina, con tre cappelle per lato e una sola navata con una volta a botte. Il soffitto fu affrescato da Gian Domenico Cerrini e rappresenta nella navata il trionfo della Vergine Maria sulle eresie, mentre la cupola è decorata con l'Assunzione della Vergine. Le cappelle, cinte da archi decorati con marmi, angeli e putti in stucco bianco e dorato, sono separate da pilastri con capitelli corinzi dorati. Alle famiglie nobili che lo desideravano fu concesso il patronato sulle cappelle, a patto che ogni famiglia provvedesse a ornarle riccamente, uniformandosi allo stile della chiesa. La più nota tra queste, posta in corrispondenza del transetto, è quella della famiglia del cardinale Federico Cornaro, o Corner, discendente dalla gens romana Cornelia. Federico era il terzogenito di Giovanni di Marcantonio, doge di Venezia dal 1625, e fu nominato cardinale da Urbano VIII nel 1626, morendo il 5 giugno 1653 a Roma. Fu così sepolto a Santa Maria della Vittoria. La cappella fu commissionata al grande scultore Gian Lorenzo Bernini, che vi inserì il celebre gruppo scultoreo raffigurante l'estasi di Santa Teresa d'Avila, realizzato tra il 1644 e il 1652. La cappella e il gruppo scultoreo che la decora mostrano linee puramente barocche, tanto nella realizzazione tecnica quanto nei principi teorici di ispirazione dell'artista. Innanzitutto la concezione dello spazio si assimila perfettamente alla nuova cifra barocca, basata sulla fluidità delle linee e la plasticità degli elementi architettonici, che conferiscono una sensazione di grande movimento, come indicato dall'altare, avente pianta con andamento convesso, evidenziato dalle colonne, che poggiano su una trabeazione riccamente decorata, analogamente curva. Gli stessi elementi architettonici in funzione di questo senso di plasticità vengono privati del loro valore strutturale e assumono valenza puramente espressiva, pertanto il timpano è spezzato e le colonne hanno mera funzione decorativa. Il colore, che viene sfruttato per creare un senso pittorico, esplica in maniera compiuta l'idea di arte tipica del Bernini di fusione delle discipline. Egli fa ricorso a molteplici marmi policromi, che ammontano a circa 17 tipi, tra cui il marmo di Carrara del gruppo scultoreo, il travertino del piedistallo, così come le coppie di colonne in breccia africana e le lesene in verde antico di Tessaglia, marmi che diventano anche sintomo di ricchezza del committente. Vi sono anche altri materiali pregiati, quali l'alabastro a nuvole e quello fiorito e tartarugato, il bianco e il nero d'Aquitania, il giallo antico di Numidia, la breccia di sette basi e il marmo africano morato. I marmi sono utilizzati anche nella pavimentazione decorata con teschi a mosaico che alludono alla funzione funeraria della cappella.
A questa varietà cromatica dei materiali, che quindi introduce in maniera visiva ed evidente il colore nell'architettura, fondendola perfettamente alla pittura, Bernini accosta anche dei sapienti giochi di colore attraverso la modulazione della luce. Nella fascia più bassa, dove è collocata la rappresentazione dell'estasi, quindi la parte concettualmente più umana e carnale, l'osservatore si trova di fronte a colori caldi e brillanti quali il rosso, il verde e il giallo, mentre procedendo verso l'alto la gamma dei colori si alleggerisce e sulla volta si apre un cielo dipinto, metafora degli angeli che hanno spazzato via le nuvole, cosicché la luce celeste che emana lo Spirito Santo possa raggiungere i mortali. Sempre nel registro inferiore, la visione della santa è drammaticamente accentuata dal contrasto fra le colonne scure che fanno da cornice e il candore del marmo. Dal restauro del 2015 è emerso che il basamento in travertino della nuvola era stato dipinto in modo da replicare i colori della specchiatura della parete di fondo, ovvero giallo antico e nero d'Aquitania. Inoltre viene sfruttata una luce direzionata che proviene dall'alto da una finestra nascosta dietro il frontone, materializzata dai raggi d'oro che fanno da sfondo al gruppo. Questo modo di trattare la luce segue una tradizione chiaramente pittorica, soprattutto barocca, ed assume il valore simbolico di luce spirituale che santifica ciò che tocca per ricevere la grazia divina, ed è quindi impossibile non pensare a Caravaggio. Nessuno scultore prima di Bernini aveva usato la luce reale come i pittori la riproducevano nei loro dipinti. Il gruppo scultoreo, racchiuso nelle linee dell'architettura che lo incorniciano, viene pertanto concepito nel suo insieme con un carattere essenzialmente pittorico, quello di un enorme dipinto. Questa luce così direzionata e pienamente drammatica suggerisce e contribuisce ad amplificare l'altra cifra puramente barocca, ovvero la teatralità. Bernini, probabilmente mettendo a frutto la sua esperienza come organizzatore di spettacolo teatrale, concepisce e trasforma lo spazio della cappella in un vero e proprio teatro in cui vengono ben scanditi diversi piani di realtà. L'edicoletta diviene così il palco in cui viene inserito il gruppo dell'estasi mistica, la cui drammaticità viene accentuata dalla luce direzionata, reale e finta, presente alle spalle della santa. La trasformazione della cappella in teatro diventa letterale con la realizzazione alle pareti laterali di balconcini fittizi, dai quali, come fossero veri spettatori, si affacciano i membri della famiglia, in alto rilievo, alle cui spalle si staglia uno sfondo architettonico di sapiente prospettiva. Federico Gornaro voleva celebrare la famiglia, onorando al contempo la più importante santa dell'ordine carmelitano, per il quale era stata costruita la chiesa di Santa Maria della Vittoria. Gli otto Gornaro vengono tutti ritratti nei palchetti ai lati del gruppo principale. A destra troviamo Francesco Senior, Federico è il secondo, Andrea e Luigi, mentre a sinistra osserviamo Federico Senior, Francesco Junior, Marco, il più giovane, e il doge Giovanni I. Tutti i personaggi si affacciano alle balaustre dei palchetti. Occorre comunque sottolineare le differenze tra i due palchetti, che hanno fatto supporre la presenza di vari aiuti di bottega. Il gruppo di destra, ricavato da un unico blocco di marmo e che evidenzia modi diversi rispetto a quello di sinistra, come il ritratto di Federico, l'unico a non essere eseguito postumo, che ci appare più vivido rispetto agli altri, e probabilmente di questo se ne occupò Bernini, con l'aiuto di Jacopo Antonio Fancelli. Il gruppo di sinistra, meno vigoroso e invece più delicato, denota la partecipazione di un artista diverso e indipendente. Si tratterebbe di Antonio Raggi. Un giorno mi apparve un angelo, bello oltre ogni misura. Vidi nella sua mano una lunga lancia, alla cui estremità sembrava esserci una punta di fuoco. Questa parve colpirmi più volte nel cuore, tanto da penetrare dentro di me. Il dolore era così reale che gemetti più volte ad alta voce, però era tanto dolce che non potevo desiderare di esserne liberata. Nessuna gioia terrena può dare un simile appagamento. Quando l'angelo estrasse la sua lancia, rimasi con un grande amore per Dio. All'interno dell'edicola trionfa il gruppo scultoreo della Santa e dell'Angelo, per la quale realizzazione l'artista pare essersi ispirato all'autobiografia di Teresa d'Avila. Del gruppo scultoreo colpisce immediatamente il grande virtuosismo tecnico di Bernini nel saper modellare e plasmare il marmo per suggerire la qualità materica degli oggetti,
Così il gruppo poggia su una nuvola leggera e delicata sospesa per aria. La santa semisdraiata è avvolta in vesti scomposte a creare rigide pieghe, che così appaiono pesanti e si contrappongono invece alla leggerezza e alla trasparenza dei veli che cingono l'angelo. La scompostezza delle vesti della santa è prima visualizzazione delle sue stesse emozioni. È un elemento che viene richiamato anche dai fasci di bronzo retrostanti, i quali veicolano l'idea di una luce transitoria, instabile, la stessa provvisorietà che pervade l'animo di Santa Teresa. Ella è infatti colta nel momento di estasi, che si palesa tanto come esperienza spirituale quanto carnale e fisica, come testimoniato dal cherubino che, colto in un'espressione maliziosa, è intento a trafiggere il cuore della santa con una freccia. Il suo corpo esamini si abbandona quindi alle voluttà della carne e all'estasi, gli occhi socchiusi e le labbra semiaperte per emettere un gemito. Da un lato la raffigurazione dell'estasi mistica, come da tradizione barocca, possiede un significato religioso e pedagogico, per cui i santi dovrebbero aiutare a provare emozionalmente con il sangue e con la carne l'estasi mistica che induce alla comunicazione con Cristo. E non a caso l'estasi è nota anche con il nome di transverberazione, dal latino transverberare, che significa trafiggere, e che indica, secondo l'interpretazione mistica cattolica, l'atto di Cristo o di un angelo di trafiggere un fedele. Il dardo che scaglia il cherubino è quindi simbolo dell'amore divino. Allo stesso tempo, però, non è passata inosservata, soprattutto fra gli studiosi della psicoanalisi, la bellezza sensuale e ambigua dei soggetti, che hanno portato ad una lettura dell'estasi mistica in termini di una pulsione erotica, che si sublima nell'atto spirituale, soprattutto se si assimila all'angelo della tradizione cristiana, al Cupido della mitologia greca.